Un chilometro di lungomare interamente ricoperto di mosaici, più di 200, con 800.000 frammenti. È il progetto che prosegue a Marotta, cittadina che 6 anni fa avviò l'iniziativa per consegnare a cittadini e turisti una passeggiata colorata realizzata da artisti italiani e internazionali. Il progetto di riqualificazione urbana è organizzato dall'Associazione Culturale Chiaroscuro ed è sostenuto dal Comune di Mondolfo. La forza del progetto Mosaichiamo la città è il gruppo. Siamo carichi e speranzosi di riuscire a completare questa opera che grazie al sostegno dell'amministrazione comunale realizziamo negli anni. Quest'anno siamo molto impegnati con il progetto Frammenti per la Pace, che coinvolge tanti artisti di tutto il mondo. Tant'è che ci stanno già arrivando delle opere e ci stanno scrivendo artisti per passare delle settimane qui in questo territorio e realizzare il loro mosaico. La tecnica utilizzata consiste nel riutilizzo di frammenti irregolari di ceramica, vetro e altro materiale che da scarto diventano mosaici artistici. È la stessa che il grande Gaudì utilizzò per le sue opere a Barcellona. I mosaici di Marotta, che ha anche bandiera blu per le sue spiagge, coprono il muretto che divide la spiaggia dal lungomare e dalla pista ciclabile. Nei prossimi mesi alle opere già esistenti si aggiungeranno altri 500 metri grazie al lavoro di decine di volontari. Come quest'anno abbiamo fatto quello della pace, ci saranno altri programmi e i muretti verranno abbelliti sempre. Ogni mosaico infatti ha un tema definito, ad esempio contro la violenza di genere, la danza delle scarpette rosse, opere dedicate al mare e tanto altro. Nel frattempo proseguono i lavori di riqualificazione del lungomare. Stanno posizionando i mosaici sui muretti del nostro lungomare e li ringraziamo infinitamente come amministrazione comunale perché stanno rendendo con queste opere d'arte unico il nostro lungomare, unico in tutta la regione Marche. Non solo. E tanti cittadini e tanti anche turisti, i primi turisti che stanno arrivando qui sul lungomare stanno apprezzando questi interventi di riqualificazione e ci fa piacere perché sono interventi che vanno nella direzione di migliorare l'immagine della città e renderla sempre più bella e accogliente.